Oggi ci troviamo su Call of Duty Black Ops 3. Finalmente ci troviamo su questo gioco, raga, che ho subito acquistato dal bravo nerd. Per chi se lo domandasse, Call of Duty Advanced Warfare non l'ho preso perché, cioè, era troppo futuristico per i miei gusti. A me Call of Duty piaceva per la sua semplicità. Questo Call of Duty ha un po' di futuristico, per come ho capito, però è leggero, cioè non è che come l'altro che voli e sembri che sei un uccello. Quindi vediamo un poco com'è questa partita. Spero che vado a molti FPS, perché ho la scheda video un poco rotta, l'ho prenotata, il 10 novembre mi arriva quella nuova. Quindi ci saranno molti più gameplay, perché raga, molti video li ho registrati, poi li ho buttati perché... Avevo il microfono a Milano, spero che si sentiva. Dicevo, potete attaccare. Ok, che cazzo sto combinando? Raga, questa è la mia prima partita. Oh no, sì, la seconda, perché la prima ho provato a vedere se mi scattava in caso reccavo e non sembrava scattasse nonostante la grafica è alta. Quindi ecco, a parte qualche piccolo frame che io mi taglierò perché sono un bastardo. Ok. Oh cazzo, che è successo? Ho sentito... te pareva? Cioè raga, la mia mira mo sarà proprio... vado in faccia al muro. Da bravo giocatore di COD ci mettiamo in una casa e camperiamo. Non è vero, noi andiamo di qua, poi andiamo di qua, voliamo. Iniziamo con le mine, bravissimi! Ecco, questo è il COD che conoscevo. Il COD con le... non con le mine, attenzione, le mine, che sono tutt'altra cosa e non sono piacevoli come le mine. Come si lancia le granate? Che ho colpito qualcuno forse, perché ho sentito... mori. Ok, aspettiamo, dove stanno gli altri pezzenti? Sono sicuro di voler cambiare le impostazioni video. Oh, t'ho visto! L'hai visto anche lì. Sono impedito perché la mia prima parte. Raga, non tocco un COD da un anno e mezzo. Ora andiamo a prendere quel figlio di puttana. Dove sei? Che bello. Sono morto di tumore. Ah, no, che pensavo che aveva avuto un infarto. Grazie. Sbaglio pulsante. Whee! Che è? Oh, avevo visto bene. Raga, ditemi dove trovo un gameplay più bello di questo, più attivo, più forte di questo. Qua vedete le vere kill, raga. Cioè, datemi tempo che imparo a giocare, vi faccio vedere come vi faccio il culo, pezzè. Allora, la sensibilità al mouse fa un pochino cagare, lo ammetto, la devo sistemare, ma non lo sistemerò in questo video, bensì nel prossimo. Raga, fatemi sapere con un commento se volete altri video su COD, tanto diventerò poi forte e faremo un casino di serie, la quale, tipo, possiamo pure fare una serie, raga, che la chiamiamo Road to Prestigio, dove pubblicherò due video a settimana di COD, se riesco, e... anche in compagnia di altri, in compagnia di Mario, perché lui è il nerd di AV su Advanced di COD, su Advanced Warfare. Raga, mo è un po'... all'inizio è difficile giocarci, perché devi trovare prima la tua sensibilità, poi il tuo modo di giocare. Eccolo lì. Sono molto forte, eh? Oh, abbiamo sbloccato una nuova arma. Allora, io per paura... aspetta, come si prende quest'altra arma? Oh, cazzo. Come? Uccisione confermata. Livello 36, salde casa un poco. Come si prende quel coso? Wow, venite qui, belli di papà visciotto. UAV alleato. Ok. Ah, poi fatemi sapere se volete altri video su questo gioco. E soprattutto, e se volete un video dove vi spiego un poco questo gioco, cosa ha. Tipo devono uscire da lì.
cosa ha questo, cioè che cosa ha di diverso questo gioco. Vi faccio vedere tipo il menu, vi faccio vedere tipo il menu, le armi, cosa c'è di diverso dall'altri COD e tanto altro. Ecco, che modalità ci sono. E non mi piace il mirino di quest'arma. No, no, starma, no, 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 starma ingestibile. No, non mi piace. Ma lo pre... non lo prendo. Ok, stai fermo. Sono crashato. Stavo crashando. Per una volta che potevo uccidere una persona che stava... sto andando a fuoco! I kamikaze sono diventati professionali ora. Sono kamikaze senza uccidersi. So, t'ho visto. Oh! Ma chi è sto pezzente che si ruba le kill? Riesco, cioè faccio cagare. Faccio cagare quasi quasi sto video col cazzo che lo fa. Non è vero, lo pubblico perché è questo il bello di Anton TV, che anche se faccio cagare lo ammetto. Ma non è vero che no, non voglio far cagare. Ok, andiamo qui sopra. Mettiamo una granata là perché lì è morto il nostro compagno. Uè, 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 dov'è? Dov'è? No, granata. No. Ok, ho scoperto, raga, una cosa positiva è che in questo COD non si muore con due colpi come nell'altro COD, ma negli altri COD. Questa è una cosa molto, ma molto positiva. Killcam! L'unica kill che ho fatto è Killcam! Infatti tre, guarda che... solo vittoria. Incredibile, raga, eh? Incredibile. Guardate come stavo laggando. Cioè, sto laggando. Forse, non ne sono sicuro. Tornate ad addestrarvi. Ma vaffanculo. Raga, io concludo qui l'episodio. Fatemi sapere con un like o un commento se volete un altro, se volete video così a caso di questo gioco o un Road to Division, Road to Division 1. Oppure Road to Prestigio, che in pratica sarà due video di COD a settimana e un video di Minecraft a settimana. Quindi fatemelo sapere con un like, con un commento e ciao belli, anzi scusatemi, e calcio mercato. Allora ragazzi, per info e cavolfiore potete contattare su Facebook o email Guido Amico. Con il codice AntonTV avrete il 5% di sconto.